Ho fatto stampare delle foto di Enea all'asilo che fa cose e le voglio poi allegare al suo diario, tipo qui scopre la zucca, qui melograno, i primi disegnini con le manine, qui scopre la pigna e poi colora con la pigna, qui scopre la luce, la mela, insomma, come ricordi sono carini. Tra l'altro, a proposito di foto e album, ho ancora questo dell'anno di Enea. Mi ero ripromessa appunto di completarlo quando avrebbe compiuto un anno e quindi direi che ci siamo. Adesso cerco un po' tutte le foto, compilo e prima della fine dell'anno voglio che sia finito. Vi siete accorte della mia voce nasale? Non c'è bisogno che ve lo dica, vero? Oggi va così, bella, bella nasale. Io sto bene, fisicamente sto benissimo rispetto alla scorsa settimana, però tutto questo intasamento alto qua. Vabbè, volevo dirvi un'altra cosa. Volevo dirvi, ieri io e Ricky siamo andati al colloquio con le maestre del nido. È stato il primissimo, eravamo curiosi di sapere, capire cosa ci avrebbero detto, anche se più o meno quando andiamo ogni giorno a portarlo, a prenderlo, ci parliamo, eccetera, però volevamo capire di più. E quindi ieri ci sono stati questi colloqui e siamo rimasti sbalorditi, siamo rimasti scioccati da ciò che ci hanno detto le maestre. Praticamente hanno descritto un comportamento che a noi non risulta, cioè c'è qualcosa che non va, tant'è che mentre ci descrivevano Enea dicevamo: ma siete proprio sicuri che sia nostro figlio? Nel senso, siete proprio sicuri che stiamo parlando dello stesso Enea? Perché a noi a casa è un po' diversa la situazione. Vabbè, siamo d'accordo col dire che sia un bambino dolce, che sia un bambino molto attivo, che sia un bambino da tenere sempre d'occhio, perché se ti distrai un attimo si arrampica sulla finestra, sul calorifero e su tutto ciò che può raggiungere, e su qua va benissimo, che è un bambino fisico, e qua siamo d'accordo. Poi però, poi continuano col dire: non l'abbiamo mai sentito piangere, anzi quando qualche suo compagno gli ruba un gioco lui sta lì, ci guarda, non sa come reagire, non si arrabbia mai, non fa mai nessun capriccio. Bravissimo, bravissimo. Al che io e Ricky ci guardiamo e diciamo: ma a noi non risulta a casa, questi comportamenti sono l'opposto, ovvero che piange per qualsiasi cosa. Capricci, cioè capricci, passatemi il termine, ovvero quando non ottiene ciò che vuole, pesta i piedi, urla, drama queen, tragedie, cosa che all'asilo non fa. Con le maestre questo non lo fa. Tant'è che noi poi abbiamo descritto alcuni atteggiamenti che ha a casa con noi e le maestre erano incredule, non dicevano: ma no, non può essere lo stesso Enea che abbiamo qua ogni giorno. Eppure sì, anzi, tirato fuori il telefono, gli ho fatto vedere i video, alcuni video che ho di Enea quando fa queste cose qui, e loro sono rimaste, hanno detto: ma veramente fa queste cose qui all'asilo? Sembra un altro bambino. Eppure sì, è lo stesso bambino furbettino. Sicuramente però siamo molto contenti dei progressi che ha avuto negli ultimi mesi, di come sta crescendo. Ne parlavo proprio con una mia amica stamattina, che adesso sicuramente arriva il bello, perché sembrano così piccolini, indifesi, ma in realtà sono furbi, capiscono tutto, sono delle spugne, e quindi noi genitori da casa abbiamo l'importante compito dell'educazione in questo momento, poi tantissimo, comunque indirizzarli verso i comportamenti più giusti, fargli capire dove magari stanno sbagliando, insomma, l'educazione, e bisogna avere tanta, tanta pazienza. Io in primis, in teoria, non ho pazienza, sto riscoprendo altri lati del carattere, sto cambiando. Questo mio altro serpella no, perché lui è sempre stato zen, paziente come non mai, quindi in questi casi tra i due è quello sicuramente più paziente, e quindi bisogna stargli dietro, avere tempo di dizione, tanta pazienza, parlargli, fargli capire le cose 100 volte, insomma, la parte credo
più tosta e più difficile da parte di un genitore, ma credo anche la più bella, la più significativa, insomma. Amore, cosa dici? Hai ragione. Strano, di solito quello che hai ragione sei sempre tu. Invece no, mi hai dato ragione, bene. Adesso mi ripeti quello che hai appena detto. Amore, neanche ti ho ascoltato, quindi ti ho dato ragione per quello. Ah, ok. Ah, comunque le ho fatte marroni, cioccolato, testa di moro. In questo periodo sono fissata con questo colore e mi piace molto.